si crede che quel gene è quello disturbato e si cerca subito di capire quale può essere l'approccio terapeutico, diagnostico, eccetera, però si dimentica che quel gene è una metiltransferasa, cioè un gene che va a prendere i gruppi metilici e li mette su altri geni per dire agli altri geni cosa devono fare. Quindi è un gene che trasloca con altri 70 geni e che si vede soprattutto nel primo anno di vita, e questa è letteratura, ancora una volta, di livello cancer research. Se si espone al Vigon, vedete, di Pyron, questo è il Vigon, Proposal, dei linfociti, si trova esattamente questa traslocazione specifica. Cosa c'è di stocastico questo? La parola stocastico veramente fa pensare. Allora, per finire, se voi andate a seguito, trovate tantissime persone che hanno un aumento di traslocazioni 14-18, che sono quelle che danno il linfoma follicolare. Non sarà una coincidenza che ci siano da 35 anni la diossina a seguito. E se voi andate a vedere tra i contadini che usano i pesticidi, trovate la traslocazione 14-18, che è la stessa, quindi non è la diossina o il pesticide, è una reazione, la traslocazione, evidentemente non stocastica, di un genoma che è in grado di collegare due pezzetti, uno sul cromosoma 14 e 18, per ottenere un effetto. Questo ve lo negano assolutamente, vi dicono che è impossibile. Eppure, più che impossibile, è vero. Perché se voi andate a vedere che cos'è sul piano molecolare quella traslocazione, quel gene, che è un gene antiapoptotico, BCL2, altro che Weinberg e mutazioni stocastiche, viene esposto dai linfociti, che sono esposti alla diossina, ai pesticidi, eccetera, o al Vigon, come abbiamo visto, continuamente a un promotore, meglio, a un enhancer delle immunoglobuline che si trova sul cromosoma 14. Non è niente di stocastico questo, è proprio voluto, la cellula va in antiapoptosi, quindi si immortalizza, per ricordare qualcosa in un certo senso. Se poi andate a vedere nelle zone malariche, trovate tantissimi bambini che hanno una traslocazione 2-8, 8-14 e fanno il BERT, che alcuni altri non lo fanno. Voi andate a Chernobyl, trovate tantissimi bambini con la traslocazione CIRET. Il CIRET è un gene particolare che è importante per lo sviluppo della tiroide, e via così. Non ha niente di stocastico tutto questo. Se voi andate a vedere, questo è un articolo sul New England Journal of Medicine, nel linfoma follicolare, voi trovate la traslocazione 14-18 nei linfociti e negli endoteli. Quindi non è una cellula che è impazzita, perché gli endoteliociti e i linfociti non hanno la stessa derivazione embrionale. Quindi sono due cellule apparentemente non collegate, che stanno facendo la stessa traslocazione. Capite che sul piano molecolare non lo potete spiegare con la vecchia storia dell'accumulo delle mutazioni, così, e così sia. Allora, bisogna arrivare a un modello totalmente diverso, per cui molto prima di avere le mutazioni, e questo lo possiamo dimostrare, c'è un'ipometilazione della sequenza DNA, significa che si perdono i silenziatori, che si vanno tutti a concentrare, e anche questo non è niente di stocastico, sulle sequenze promoter dei geni oncosoppressori, e le bloccano, ancora una volta non perché sono cellule impazzite, ma perché cercano di difendersi da qualcosa, e a quel punto, ecco, questo si chiama paradosso delle cellule tumorali, a quel punto cominciano le mutazioni. Abbiamo la differenza, qual è? Abbiamo dette queste cose, la differenza l'abbiamo scritta in un giornale che si chiama Molecular Biological Report, che ovviamente leggono in 500, in 1000 persone, perché alla fine è così, mentre Science o Nature va su tutti i giornali e lo vedono 2 miliardi di persone. Ora, quindi per 2 miliardi di persone il tumore è bad luck, c'è questa epidemia di cancro. Secondo noi invece la risposta al cancro l'avevano già intravista i patologi tedeschi del 1840, Virchow per intenderci, perché avevano capito che le cellule cancerose sono cellule in sequenza embrionarie, perché così le vedevano, quindi indifferenziate, eccolo Virchow, il quale parlava di un embryonic growth theory, cioè lui aveva teorizzato, ed è vero, che il cancro deriva da alcune cellule ectopiche, lui diceva, embrionarie, che non si differenziano bene e che dopo 10, 20, 30 anni danno cancro. Allora, l'esempio massimo, semplicissimo, è il teratocarcinoma. Il teratocarcinoma, ve lo ricordate, quello in cui trovate i denti, i capelli, eccetera, eccetera, cosa c'è di incredibile? Il teratocarcinoma è un cancro maligno in cui ci sono tutti e tre i foglietti espressi, endoderma, ectoderma e mesoderma, che è legato al fatto che le cellule, che sono dei gameti, quindi cellule totipotenti, vanno a finire in addome, vanno a finire in zona ectopica, come diceva Virchow, quindi ricevono dall'ambiente informazioni sbagliate e cominciano a proliferare e danno un teratocarcinoma. Ma la cosa più incredibile è che se voi pigliate il teratocarcinoma e lo mettete a contatto con le cellule di un embrione sano, con una blastocisti, si blocca il cancro. Allora, è probabile che tutto questo sia vero? Beh, noi abbiamo provato a dimostrarlo,
E soprattutto, ed è qui la risposta finale, è sempre più chiaro che a questo punto hallmark del cancro è solo la tendenza a dare metastasi, che non ha niente a che vedere con le mutazioni, ma che è la riattivazione di un programma embrionario che si chiama epithelial mesenchymal transition, che è importantissimo perché le cellule dell'embrione devono migrare nei vari tessuti, andarsi a posizionare, quindi riattiva il cancro, un programma embrionario che non dovrebbe essere riattivato. Quindi il cancro non è una malattia stocastica, è una malattia epigenetica, probabilmente disontogenetica, che comincia nelle prime fasi della vita, dall'esposizione materno-fetale o quantomeno infantile precoce, la si potrebbe benissimo intercettare in maniera diversa, gli epidemiologi in parte hanno cominciato a lavorare su questo, cioè hanno visto che i cluster di cui parlava giustamente Annibale prima dovrebbero essere analizzati andando a vedere l'esposizione delle mamme e delle nonne. Questo per esempio Noxo l'ha fatto, ha visto che c'è una coincidenza di esposizione materna nei tumori dei bambini, mentre non c'è un'esposizione diretta del bambino. Ecco, e quindi dobbiamo cominciare a studiare sul piano epidemiologico in maniera leggermente diversa, considerando proprio gli effetti nelle seconde generazioni, così la tossicologia, capite che non è facile, però è sempre più chiaro che la tossicologia deve vedere gli effetti transgenerazionali. E tutto questo, per concludere, e anche Renzo era un lamarchiano, io sono sempre più lamarchiano, sono sempre più convinto che l'ambiente non si limita a selezionare, ma induce le trasformazioni, che sono in parte adattative, potenzialmente adattative. Questo mette in discussione tutto il modellino, non solo di Watson e Crick, non solo del DNA, ma perfino di Darwin. La selezione arriva dopo, non è che non sia importante, ma arriva sempre dopo, ma le variation sono importanti. C'è un libro non ancora tradotto in Italia, di Jim Shapiro, che si chiama Evolution, in cui lui prima frase comincia dicendo variation, not selection, is the key issue in evolution. Le variation sono conseguenza delle informazioni che noi diamo. Ecco, ultima slide, io la faccio vedere sempre. Max Planck diceva spesso, perché un modello cambi, un paradigma si affermi in biologia, in medicina, in campo scientifico in generale, lui lo diceva in maniera un po' cruda, devono morire tutti quelli che hanno fondato il proprio potere sul vecchio modello, pareggio. È un po' cruda. Primo a sinistra. E, grazie per l'esposizione veramente magistrale. E volevo chiedervi, ma probabilmente anche un paio di patologie che sono in aumento nell'ultimo periodo, la sindrome da sensibilità chimica multipla e la sindrome da elettrosensibilità hanno probabilmente il medesimo meccanismo. Mi sono arrivati dei pazienti allo sportello di Medicina Democratica. Allora, secondo alcuni è un'epidemia di sfiga anche quella, cioè così è molto facile. Soprattutto dicono che non esistono, per cui. Allora, a Bruxelles abbiamo fatto l'ultimo incontro 7-8 mesi fa, mi pare, 5-6 mesi fa a maggio. E in effetti qual è il problema? Che ancora una volta non è facile collegare l'esposizione del soggetto a questa sensibilizzazione, prima di tutto perché ancora una volta è la programmazione dei tessuti quella che probabilmente ci stiamo a livello collettivo programmando per iperreagire a tutta una serie di stimoli, cioè si sta abbassando la soglia di sensibilità con dei meccanismi che non sono di tipo immunoallergico, quindi non è una ipersensibilità di tipo immunomediata classica, non si trova il meccanismo, però si trova ad esempio l'immunità naturale attivata, per esempio si trova spesso l'istamina più alta, si trovano le citochine, si trovano circuiti comunque dell'immunità naturale. Quindi perché però queste persone qua fanno questa reazione? Perché probabilmente si proteggono in questa cioè la cosa pazzesca è che si espongono meno perché è un segnale di reazione adattativa. Pensare alle patologie come il cancro addirittura, come reazioni adattative, ci cambia totalmente il modello. Però tutte le patologie nuove, chiamiamole così, probabilmente diventano disadattative ma sono tendenzialmente difensive. Grazie mille. Prima di sospendere i lavori per la pausa, due appunto
comunicazione di servizio. Uno, c'è anche il libro Ambiente di Vito Perfetto di Barbara Tartaglione e Lino Balza, Ambiente e salute nella morsa tra giustizia e movimenti. Anche questo in contributo libero è a disposizione nel tavolo della presidenza e dell'organizzazione. Gino, posso fare una preghiera, proprio un minuto, visto che sei ai consigli per gli acquisti? Io volevo farvelo vedere, qualche anno fa avevamo fatto alcuni volumi di Ecologist in Italia. Devo dire che non hanno avuto finora quasi circuito, perché l'editor è un personaggio un po' particolare, non faccio nomi né cognomi, però è anche una persona notevole, e questi numeri sono introvabili in giro, però posso fare in modo, se vi interessa, di fare avere un po' di copie domani e dopodomani, perché l'editore è fiorentino. E c'è questo numero che si chiama La salute dell'uomo e della natura, poi c'è questo sull'energia, e sono veramente, secondo me, bellissimi. Benissimo. Quindi, se vi interessa, io ve li faccio mandare per domani e poi insomma. Beh, una ventina di copie, se tu vuoi fare arrivare. Di questi due numeri. Grazie mille, grazie Ernesto. Grazie a voi. E quindi, allora, dicevo dell'ambiente di Vito Perfetto, e poi volevo ricordarti le cartelline quando a fine, prima dell'inizio dei lavori del pomeriggio, quindi a questo punto facciamo la pausa, poi cartelline, e poi riprendiamo con l'intervento di Paola Sabatini e di Peppe Lippi.